A pieno ritmo prosegue il campionato di Serie A maschile, prima divisione nazionale, che propone domani la nona giornata per i gironi A e B, mentre nel girone C si scende in campo per l'undicesimo turno. Trasferta insidiosa per la capolista Loacker Bozen nel girone A. Gli altoatesini alle 20:30 con arbitraggio della coppia Montagnier e Spina sono di scena sul campo del Cassano Magnago, forte dei suoi 12 punti conquistati. Chi spera in un passo falso dei campioni d'Italia e il Pressano, i trentini, distanti a appena un punto dalla vetta, domani tornano alla Palavis e saranno protagonisti assieme al Metal Cider Mezzocorona di uno dei due derby di giornata, che avrà inizio alle 19 e sarà diretto dai signori Iaconello. Il duo che occupa il terzo posto, formato da Trieste e Brixen, gioca domani tra le mura amiche. La squadra di Oveglia riceve la visita dell'MT Group, che di punti ne ha all'attivo 3, con il via dell'incontro alle 18:30 e arbitri Alperan e Scevola. E derby altoatesino invece tra Brixen e Indata Merano, sotto la direzione dei signori Mosaner e Zancanella, e con l'apertura fissata per le 19. Alle 18 arbitri Visciani e Busalacchi. Infine si apre il confronto tra Estense e Solar Plus Rovereto, locali che partono da 12 punti in classifica contro i tre degli ospiti. Nel girone B è uno scontro diretto importante quello di domani tra la Luciana Mosconi Dorica e l'Ambra. Alla Pala Veneto i padroni di casa giocano per recuperare i due punti di ritardo sulla capolista toscana, col via alle 18:30 e la direzione dei signori Bisaccia e Piffanelli. Interessato dall'esito del match in terra marchigiana il Carpi, seconda forza del raggruppamento, e che si misura in casa con il Cingoli, a partire dalle 18 dirigono Molon e Fabian. La giornata di domani può essere poi una buona occasione per accorciare sulle prime posizioni anche per Nuova Era Casalgrande Sassari. Per la prima, guidata da Paolo Spallanzani, domani è derby emiliano alla Palasavena contro il Bologna di Beppe Tedesco. Si comincia alle 19, arbitrano Romanello e Zappa Terreno. Per i sardi invece match casalingo contro la Farmigea a partire dalle 19 con l'arbitraggio della coppia Zendali-Riello. Nel girone C è l'undicesima giornata stagionale. Il Planet Win 365 Conversano ha la possibilità di accorciare sulla capolista Junior Fasano, che osserva domani un turno di riposo. A Marrocchi e compagni sarà necessario però battere il Geoterra Gaeta in trasferta. Laziale a quota 11 punti in classifica, con fischio d'apertura dei signori Cardone e Cardone alle 17. Cercheranno di ridurre il proprio ritardo sulla prima in classifica anche Tecno Elettronica Teramo e Semat Fondi, protagoniste dello scontro diretto in terra laziale, con il via alle 18 in direzione della coppia Bassi-Scisci. Match davanti al pubblico di casa a completare il quadro degli incontri di domani per Lazio e Putignano, che affrontano rispettivamente CUS Palermo. Ore 17:30, arbitri Cimini Ciotola, e in Tini Noci si comincia alle 19, arbitrano Fato e Guarini. È diretto infine dai signori Marcelli a partire dalle 18:30 il derby d'Abruzzo tra CUS Chieti e Città Sant'Angelo al Pala Santa Filomena.